Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo dello Pterophyllum scalare, o comunemente detto pesce angelo o scalare. Appartiene alla famiglia dei ciclidi e proviene dalle zone amazzoniche del Sud America. Popola fiumi ed acque calme ricche di vegetazione. Lo Pterophyllum scalare è un pesce d'acqua dolce. Ha una conformazione molto compressa ai fianchi e un corpo piuttosto alto. La pinna anale e dorsale sono allungate e sorrette da ampissimi raggi. Le pinne ventrali sono filiformi e la pinna caudale è a delta. La gamma di colori che possiamo trovare negli scalari va dal grigio argentato, come questi che abbiamo qua, poi possiamo trovare anche colori caldi come arancione, giallo, bianco e poi zebrati a strisce. Alcuni esemplari presentano anche un color perlato e la vasta gamma di colori dipende dalla varietà della specie. I più famosi che possiamo trovare sono il wild, il silver, lo zebra, il white, il marble, il gold marble, il black, il koi, lo scalare albino, il leopard, il veil, l'half black, il perla, il Philippine Blue, il Ghost, il Chocolate, il Clown e lo Smokey. Il pesce angelo è in natura un pesce da branco, quindi consigliamo di averne un numero non inferiore a 5 esemplari. È molto compatibile con altre specie. Noi consigliamo però di non metterlo insieme ai cosiddetti neon, perché sono molto piccoli e colorati, quindi potrebbe prenderli come prede. E a non metterli insieme ai botia, che sono pesci molto territoriali e quindi si potrebbero scontrare. Necessita di un adeguato spazio relativo alle sue dimensioni, quindi consigliamo un allestimento ricco di vegetazione ma disposto ai lati, in modo da lasciare spazio per la sua nuotata. Non noteremo con facilità il dimorfismo fra maschio e femmina. Se però vogliamo andare a individuare la differenza, il maschio presenta una gobba sulla fronte e diciamo un organo riproduttore a forma di cono, mentre invece la femmina non presenta alcuna gobba e l'organo invece genitale sarà a tronco di cono. Questa cosa è molto impercettibile, però pensiamo possa esservi utile per individuare la coppia. È un pesce oviparo e quindi la fecondazione delle uova avverrà esternamente. Vedrete che si formerà una coppia e inizieranno a preparare il luogo di deposizione delle uova. Generalmente vengono deposte su superfici lisce come allestimenti o anche sul vetro. Successivamente alla fecondazione del maschio, le uova si schiuderanno dopo circa 3 giorni. Dovrete quindi provvedere a separare la coppia dei genitori dai piccoli avannotti. Per questo vi rimandiamo a questo video, dove verrà spiegato tutto meglio nel dettaglio. In ogni caso vi consigliamo, per favorire appunto la riproduzione, di aumentare la temperatura dell'acquario. La sua alimentazione è principalmente onnivora. Sarà quindi consigliato dargli scaglie, granuli di origine animale, oppure cibo vivo come artemie, soprattutto per gli avannotti. Le dimensioni massime che può raggiungere uno Pterophyllum scalare sono di 15 cm. Il livello di nuotata, considerando il branco ma anche il singolo esemplare, è medio-alto. Il range della temperatura ideale va dai 25 ai 29 gradi. Il range del pH da 6 a 7,5. Mentre invece il range del GH da 5 a 12. Se avete in mente di allestire un acquario molto piantumato e ricco di vegetazione, vi consigliamo quindi di metterci anche gli scalari. Non vi preoccupate per il prezzo, perché se vengono acquistati da piccoli, quindi non proprio da vannotti ma da piccoli, i prezzi vanno intorno ai 10 euro a esemplare. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua, come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti
alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana, consigli di aquascaping e materiale tecnico. Vi ringrazio per essere stato con noi su Aquascaping Lab, ti consiglio di commentare e di cliccare mi piace qua sotto e se vuoi iscriviti al nostro canale per ulteriori news su schede tecniche di pesci e allestimento acquari.